Domotica Gavis. La tua casa diventa full optional. Con Fox & Parker, il partner specializzato per la gestione del credito commerciale nel vostro settore, potrete tutelare i vostri crediti con gli strumenti più affidabili. Buongiorno allo Stivale Elettrico e a Mariano Comense e stiamo per visitare il magazzino Imad Felco. Io sono relativamente giovane in questa filiale, un anno e mezzo che sono qui, e la filiale ha molti più anni, è una filiale che è nata nel 94. I clienti sono clienti qui della zona, sono installatori storici. E in più abbiamo anche, stiamo espandendo sul territorio verso Milano in questi ultimi 6 mesi, cercando nuovi clienti. Il banco è un banco con una notevole affluenza, perché appunto è radicata qui nella zona da parecchi anni e ci sono parecchi installatori storici che ci seguono. Siamo circa 15 km da Como, alla periferia di Mariano Comense. Qui c'è il magazzino della Imad Felco che si estende su circa 1300 metri quadri. I collaboratori sono 4, compreso un agente. La clientela è composta da installatori, oltre a qualche azienda della zona. Il mio lavoro consiste nel... faccio il banconista, faccio il magazziniere, faccio delle cose per seguire i clienti al banco e per mettere e tenere in ordine il magazzino nel migliore dei modi, nel senso spunta materiale, arrivo... mettere a posto il materiale in casella e servire il cliente e dargli il materiale che poi abbiamo in giacenza. Venditore interno ed esterno, quindi commerciale, funzionario. Il mio lavoro consiste nella preventivazione, quindi preventivare, diciamo, quello che chiedono i clienti, possibili impianti e l'inserimento dell'ordine. E comunque il procacciare, quindi prendere la macchinina e andare a visitare clienti sia nuovi che comunque clienti miei storici. Il mio ruolo all'interno di Imad Felco è quello di procacciare nuove clientela, soprattutto sulla zona nuova dove stiamo cercando di portare un po' il nome Felco. Quindi sono arrivati 5, ne aspettavo 7. E sono arrivate 37 scatole che non aspettavo e non so dove metterle. Avessimo usato i documenti di trasporto Metel, sicuramente sarebbero arrivati prima della merce, ma soprattutto avremmo fatto il posto per metterla via. Problematiche che pongono i clienti, la prima è il prezzo, poi la seconda problematica, quello che urge per la maggiore ai clienti è la reperibilità del materiale, le capacità tecniche e l'affidabilità che comunque è importante, nel senso il cliente deve essere tranquillo e sereno, deve essere coccolato, diciamo. Allora, si è soddisfatti quando comunque nella giornata non ci sono stati intoppi, nel senso problematiche di ordine, comunque gli ordini siano stati evasi
a pieno, senza problematiche, e comunque non ci sia stato malumore nel cliente. Questa è la cosa, e comunque è il lavoro stesso. Le soddisfazioni possono essere molteplici. La prima cosa che mi soddisfa è che il lavoro che mi piace mi è sempre piaciuto, quindi sono passato a fare questa cosa qua perché da piccolo avevo sempre il pallino del materiale elettrico, delle cose così, quindi ho iniziato facendo l'elettricista e poi mi sono tenuto sempre in questo campo, quindi è una soddisfazione generale in questo frangente. Siamo supportati da una logistica molto importante, infatti noi abbiamo la possibilità di avere il materiale di richiesta del cliente sia in magazzino due volte al giorno, quindi la mattina presto noi alle 8 abbiamo già qua il materiale chiesto fino alle 18:30 il giorno prima e alle 14 tutto il materiale che richiediamo fino a mezzogiorno, quindi il punto di forza è anche la logistica che ci rifornisce due volte al giorno. Bisogna sempre cercare di far star tranquillo il cliente e di risolvere al massimo i problemi. Perché qua come fuori da casa mia a un passo. No, sui prezzi sinceramente mi trovo bene. Se io per andare a comprare una ciabatta devo fare 4 km o 6 km, cosa costa quella ciabatta qua? Sono qua 100 metri. Se chiedo informazioni su un prodotto me le danno. Dopo che sono qua prendo anche gli altri materiali. Sì, sì, non posso dire nulla. A parte che preparato devo essere io, perché loro sono venditori, sono io che faccio elettricista. Tecnicamente cambiano volentieri sul prodotto, qualità, difetti. Sì, io poi sono tanti anni che vengo qua, quindi... Si ottiene sempre una risposta a quello che uno chiede. Comodità, poi il rapporto, perché ormai è un rapporto familiare, e poi sicuramente la comodità, perché è vicino. Tecnica, allora, se entriamo sulla particolare del materiale, sì. Se entriamo sulla tecnicità proprio dell'impiantistica, non sono impiantisti, quindi non gli puoi fare domande più di tanto tecniche. Ah, beh, il giorno dopo. Pomeriggio, la mattina è qua. Sulla tipologia di materiale da utilizzare, sull'alternativa se non hai in casa il pezzo che ti richiedo, è quello che interessa a noi. 20 anni, 15 anni, da quando è aperto, soprattutto per il personale. Sono simpatici, sono cordiali e sono disponibili, sanno rispondermi. Ho smesso di fare elettricista perché soffrivo di vertigini, quindi non era una cosa che mi ha portato via da un lavoro perché stavo male o quant'altro. Ho scoperto di soffrire di vertigini, quindi non potevo più fare certi mestieri. Però logicamente qua lo vivo direttamente, sono in mezzo a tutto quello che è il materiale elettrico, quindi prima si monta, si fa, si disfa, è un'esperienza sul campo. Questo qua si passa dall'altra parte, un'esperienza, cioè di si conosce più materiale e quant'altro. Ecco. Purtroppo mancando lavoro il cliente ha sempre più tempo di fare richiedere quando ha richieste preventivi in più fornitori, e questo comporta un abbassamento dei margini, perché comunque il cliente, avendo tempo e possibilità di girare i vari fornitori, riesce a spuntare le condizioni migliori. Nello stesso modo però quando poi acquisisce il lavoro diventa urgentissimo, quindi la dinamica è indispensabile in questo momento. Prima riga sì, seconda riga sì. Qua hanno tolto 20 euro, dovrei aggiungerlo perché sennò devo togliere tre prodotti. Eccolo qua! Indovina cosa ti ho portato. Cosa mi hai portato? Indovina? Non lo so. Le fatture di Lampadella. No, Lampadella no! Questi qua non quadrano mai, piuttosto metto 100 euro di tasca mia. Ma perché non usi le fatture a Metel? Arrivano direttamente sul PC e i conti tornano di sicuro, no? Mai più senza fatture a Metel. Sì, giornalmente ci si sposta verso Monza Brianza e si va alla ricerca di nuova clientela, un po' conosciuta, un po' non. Si cerca di portare qui nuovi clienti appunto al banco oppure tramite fornitori di materiale esterno. Si cerca tramite o conoscenze di nomi comunque che si trovano in giro, tramite conoscenze di altre persone installatori che ci sono sulla zona,
o prendendo semplicemente camera di commercio si va a spulciare un po' il tutto, chi sono gli installatori che ci sono sulla zona, si va poi a contatto e si cerca di prendere appuntamento poi per spiegare un po' il tutto e cercando di portarli qui da noi. Per quanto riguarda la seconda domanda, poi una volta che sono portati, conosciuti e portati all'interno con partita IVA e quant'altro, con tutta la descrizione del caso, si portano poi all'amministrazione e sarà poi l'amministrazione a dare il consenso per poter procedere alla vendita del materiale. Con la concorrenza che c'è oggi si cerca di andare a prendere un cliente che logicamente non è un cliente nostro e logicamente è un cliente di altri, quindi si cerca di poi di portarlo via dalla concorrenza. No, sicuramente il servizio, sicuramente la professionalità delle persone che ci sono e poi per quanto riguarda scontistiche, disponibilità dei materiali e tutto il resto. Innanzitutto cerchiamo informazioni da parte dei funzionari commerciali, dei nostri fornitori, partner, che magari conoscono già, magari hanno già la situazione conosciuta su altri fornitori qui della zona. Dopodiché, se non abbiamo sufficienti informazioni, dobbiamo per forza comunque affidarci alla direzione per poter chiedere informazioni alle banche, eccetera.